Ben ritrovate e ben ritrovate. Molte signore continuano ad avere il ciclo dopo 50 anni. Noi parliamo di una menopausa tardiva, però molte cominciano anche ad avere contemporaneamente sintomi della menopausa, dall'insonnia alle vampatone, alle tachicardie notturne, ai dolori articolari, disturbi genitali e quindi si trovano in una situazione delicata perché da un lato l'ovaio sta ancora lavorando ma in maniera molto irregolare, dando infatti anche cicli irregolari e magari anche abbondanti, ma in compenso con tutto, diciamo così, la coorte di sintomi menopausali. Questa signora dice, la mia ginecologa mi ha dato una pillola contraccettiva che io non ho mai usato perché in passato mio marito era sterile, per sistemare il ciclo, però nei 2 giorni di sospensione dice io sono male da morire. La ginecologa dice, beh, 2 giorni signora può sopportare. Ho qualche alternativa? Mi permetto di dire di sì, perché si potrebbe dare gli stessi componenti di quella pillola semplicemente dandoli in continua. Quindi possiamo mettere un cerottino con estradiolo e poi il Dienogest in continua. Questo ci consente di non avere più interruzioni, di bilanciare questo terremoto ancora ormonale, la minima quantità di estrogeni va a coprire i mesi in cui l'ovaio non lavora, nello stesso tempo il progestinico in continua silenzia gli eccessi, i picchi, le fluttuazioni degli estrogeni, evita i cicli addirittura di sana pianta o al massimo c'è qualche perditina, ma non più emorragici e soprattutto non avremo più la finestra libera da ormoni di 2 giorni che per la signora è pesantissima. Quindi è possibile farla stare bene con gli stessi ingredienti ma somministrati in un altro modo, con una terapia che è più appropriata per la menopausa, quindi estradiolo transdermico, io raccomando il cerotto perché in questo caso il dosaggio pur minimo mi dà un livello plasmatico costante e il Dienogest in continua, così non ci sarà più il ciclo e lei starà bene 30 giorni al mese, 365 giorni all'anno. Questo tipo di combinazione va benissimo come terapia ormonale sostitutiva, combinata continua, e quindi lei può andare avanti serenamente fino a quando poi non si deciderà di passare magari ad altre terapie, perché nel frattempo vi annuncio che usciranno le terapie ormonali sostitutive con estetrolo, che è un estrogeno prodotto dal fegato fetale, placenta e fegato, che è assolutamente sicuro sulla mammella. Quindi per il momento la terapia sarà buonissima e poi potremo averne di ancora più sicure nel prossimo futuro. Grazie e a presto.